Benvenuti da tevoque.net, da Patrizia Bielbattista, sempre sul nostro magazine online e blogger. Il nostro sito, ricordiamo, www.studiopieri.sigratis.net. Siamo oggi a parlare, non abbiamo le solito fashion, news o altre cose, abbiamo la parte tecnologica, una nuova, tra virgolette, rubrica. Noi ci avete chi ci legge, chi ci visita sul nostro magazine, vedrà e ha visto nel passato anche nelle sue news piccole notizie nel mondo della tecnologia. E da oggi facciamo anche una nuova rubrica di tecnologia. Dovremmo ancora dare un nome di questa neonata rubrica. Cosa la potremmo dichiarare? Lo chiediamo a voi, voi lettori, come lo vorreste chiamare la nostra nuova rubrica. Sempre su tevoque.net, da Patrizia Bielbattista. Adesso vediamo il nostro primo prodotto, che è un One Touch Pop C3 Alcatel One Touch, un prodotto della telefonia mobile di un cellulare. Che cos'è? Tra qualche secondo lo vedremo, che cosa all'interno, che cosa comporta, che cosa c'è dentro. Lo scartiamo in regalo per un futuro regalo di Natale. Tra qualche secondo vedremo quello che c'è dentro. Come ho detto, scartiamo il nostro regalo, il nostro dono, il vostro dono. Vediamo com'è. Eccolo qua. Qui c'è scritto Smart Movie, la scatola. Eccolo qua. Abbiamo il telefonino. Ecco qua. Ringraziamo sempre l'Alcatel One Touch che ci ha dato questo telefono. Vediamo qualche cos'è. Questo è il telefono, lo mettiamo qui. Quello che c'è all'interno, apriamo la scatola. Eccolo qui. Attenzione. Abbiamo un USB per la corrente per i dati, e lo mettiamo qui. Abbiamo naturalmente la presa elettrica, eccola qui, l'attacco dell'USB. Naturalmente abbiamo anche le cuffiette per il telefono, per sentire la musica e altre cose. Poi abbiamo tutte informazioni, piccole informazioni, tutta la parte tecnica. Eccolo qua l'assistenza, eccolo qui il servizio. Eccolo qua. Adesso vediamo veramente il telefono. A qualche secondo, eccolo qua. Lo chiudiamo e lo mettiamo da parte. Vediamo il telefono. Ecco qua. Togliamo la pellicola, vedete com'è. Naturalmente è un Android Jelly Bean 4+2, e tra qualche secondo vedremo le cose più tecniche, ma vediamo la parte esterna com'è. Eccolo qui. Vedete? E tra qualche secondo vedremo e vediamo com'è la parte tecnica. Come abbiamo messo qualche secondo fa, vediamo le misure di questo telefonino, questo smartphone. Allora, abbiamo le dimensioni di 122x60,4 per 11,95. Il peso è molto leggero, eccolo qua, non è così pesante come sembra dall'immagine, sono 110 grammi. Schermo da 4.0 VGA e 480x800 di pixel. Schermo TFT 262K Color Display, eccolo qua. Adesso vediamo, lo apriamo, vediamo quello che c'è intorno. Allora, questo per aprire e chiuderlo. Questo è per la parte del sonoro le auricolari. Abbiamo la macchina fotografica, la zoom, che non ha zoom. Qui abbiamo per l'USB per la carica e anche i dati. Abbiamo naturalmente qui più e meno per il volume. Qui abbiamo il video, è grande, eccolo qua, è black. Qui abbiamo la parte, diciamo, del sonoro, le voci. Qui abbiamo, eccolo qui, guardate questo puntino piccolo per la parte, diciamo, per parlare al telefono e registrare. Adesso lo vediamo tra qualche secondo la parte. Allora, ricordiamo che questo telefono ha come sistema Android, ma all'interno vediamo e abbiamo visto, cioè, che ha due SIM, allora è una doppia SIM più un SD, mini SD all'interno. Naturalmente ha una batteria 1300 A e vediamo come l'accensione è e vediamo i primi colori. Eccolo qua. Attenzione. Eccolo qua. Vedete com'è la schermata iniziale.
abbiamo scelto questa schermata per il periodo del tempo, perché in tutta Italia sta piovendo e diluvia, e questo è l'acqua sinonimo di pioggia, anche di relax. Allora, vediamo un po'. Come ho detto, è un OnePlus Pop C3 modello 4333. Abbiamo un sensore di prossimità, poi ha il sensore di luminosità, poi ha una camera fotografica dietro, eccola qui, vedete, di 3,2 megapixel. Poi lo zoom digitale, non ha la su di davanti, non ha una telecamera qui davanti, naturalmente, questo non è il modello di questo, ci sono altri modelli che hanno la telecamera davanti, la camera. Poi ha un lettore video, sistema operativo Android 4+2, eccolo qua, andiamo a vedere, lo apriamo, ecco l'apertura com'è, ragazzi, per giù si va l'apertura, attenzione, vediamo com'è. Nell'apertura tra una funzione e un'altra, diciamo. Che cosa vogliamo dire? Per questo non è uno smartphone di alto livello. Quello che è il costo e le sue possibilità è eccezionale. Ne parliamo dopo di costi, naturalmente. Prima parliamo dei nostri sistemi. Eccolo qua. Questo è il sistema, abbiamo messo anche un po' di giochi per vedere quanta memoria e quanto è veloce, quanto è la risoluzione. Vediamo che la sua base sono questi primi 8 pezzi, 8 app. Allora abbiamo una camera, una fotocamera, galleria, fotocamera, browser, OnePlus Live, il telefono, eccolo qui lo telefono. Vediamo com'è. Prima che arriva il telefono ci vuole qualche millesimo di secondo. Vediamo com'è. Vediamo anche le nostre rubriche. Normale, ecco il rumore della chiamata. Eccolo qui. Diciamo che abbiamo anche una cosa del tempo, eccolo qui. Lo vediamo. Vedete? È veloce veloce tra virgolette, anche se qui c'è un temporale, potrebbe essere linea di internet che non funzioni bene. Eccolo qui, sta facendo troppo lento, purtroppo mi spiace per la linea. Andiamo avanti, eccola qui, sta piovendo, vedete, lo teliamo. Allora, queste due Ecco qua, adesso andiamo a vedere la schermata esterna, eccola qui, ossia quella che la parte delle funzioni, diciamo abbiamo la parte connessione dati di internet, in wifi, bluetooth, modalità aereo naturalmente per chi vola, qui abbiamo la batteria, più o meno
a diciamo a detta della casa di costruzione, che ricordiamo è cinese, ha una batteria che può durare, tra virgolette ufficialmente, allora ha durata di autonomia in conversazione 13,5 ore in 2 giga e 9,5 ore in 3 giga. Poi autonomia in standby abbiamo 510 ore sempre in 2 giga e 400 ore in 3 giga. Tempo di ricarica 3 ore e mezza, normale. Tempo di riproduzione musicale sono 28 ore. Ha un telefono, questo telefono ha anche sistema di vibrazione, modalità aerea, viva voce, eliminazione dei disturbi, in HD abbiamo il video in HD, la batteria è come ho detto noi prima in 1300 A, lettore musicale AMRNB, AMVB, AAC, AAC, tutte le linee che vedrete poi nelle cose, naturalmente la radio FM, RDS stereo, FM radio RDS. Altri, allora abbiamo una scheda che arriva fino come micro SIM CD, fino a 32 giga può supportare questo telefono. Vediamo altre situazioni, abbiamo visto che, vediamo come va su internet. Vediamo com'è, abbiamo il browser Chrome, vediamo, andiamo a vedere il nostro sito che abbiamo molto, eccolo qui, attenzione, andiamo a vedere il nostro sito, la visualità del nostro viso ancora sta facendo, è un po' lento, non so perché, se è il nostro telefono o il tempo in giro, che in questo periodo la linea di internet, eccola qui. Vedete? Allora vediamo un po' com'è. Allora, andare giù non è questa grande velocità. Ecco qua, dov'è? Non abbiamo visto il sito, eccolo. Per quanto riguarda allargare, non è male, vedete? Ecco qua. Abbiamo le news, eccole qui, vedete? Buon Natale. La nostra alta moda, vediamo com'è, vedete? Nostri prodotti. Vediamo com'è il video adesso, vediamo questo, la parte dei video, le foto, quelle che abbiamo su internet le trova bene. Adesso vediamo un po' di colori, eccolo qui, aspettiamo che il sistema riapri. Allora, attenzione, ecco la galleria, vediamo, ecco, vediamo un po' di colori. Com'è veloce, allarghiamo, ecco, questa è la nostra, il test di un a valle lunga, eccolo qui, vedete, ecco qua, è veloce nella sua ricerca di foto, eccole qua. Vediamo adesso i video, i video, andiamo a cercare i video, ah, facciamo la foto, andiamo a vedere com'è la foto, ragazzi, vediamo qua, proviamo a vederla in questa maniera. Mi dice che la memoria è piena, già è piena, preoccupante. Allora vediamo che cos'è, andiamo a vedere i video, i video, ecco qui. Questo è il video all'interno, non è del telefono, ricordiamocelo. Vediamo una cosa all'interno. Vediamo che cosa possiamo trovare. Un attimo, ragazzi. Ah,
abbiamo il sistema, il coso di Facebook, di Twitter, abbiamo altre, ecco qui, vediamo un po', abbiamo per anche Word, pure per avere la, diciamo, allegare altri file. Abbiamo anche il gioco C3 4033 Nero in questa occasione. È il nuovo smartphone dual SIM dual stem del Standby, della forma compatta e con un design colorato. Naturalmente per noi è un colore nero neutro, ma ci sono varie tipologie di colori e di accessori. Diciamo ha un ampio display da 4 pollici. Il suo sistema operativo è Android nella versione 4 più 2 Jelly Bean, monta un processore dual core da 1300 GHz, 4 GB di memoria, eccolo qui. Poi abbiamo, come ho detto io, diciamo 4 GB di memoria interna espandibile e 512 MB di RAM. È dotato di Wi-Fi che permette una navigazione internet veloce senza problemi. Scusate, ma i problemi in questo periodo sono il temporale e l'alluvione in tutta Italia. Non è il nostro problema, è del tempo che ha dei problemi di internet, perché il telefono non c'entra niente. Allora, è facile da usare e dispone di tante applicazioni preinstallate come Evernote, WhatsApp, Office Suite, Shazam, poi c'è Facebook e tutti i social network e Twitter, naturalmente Google Plus e tutto altro, Chrome per internet e il browser. Naturalmente abbiamo come prezzo, parte dalle 70 euro, arrivare pure a 100 più o meno. Diciamo che è nato, è entrato in commercio a fine 2013, ma è ancora, come dice, ancora vendibile in tutta Italia, anche sul sito, i vari siti. Vediamo l'ultimo nostro giudizio. Allora, questo per il suo prezzo, per il suo, diciamo, quello che è interno al prodotto, a vari giudizi internauti di vari altri possessori o nuovi possessori di questo modello, è per qualità prezzo e qualità di gestione, è ottimo come smartphone. Non possiamo pretendere di avere uno smartphone di alto livello con questo prezzo. Allora, che cosa succede? È buono per tutti i giorni, per avere un telefono semi, diciamo, è un buon telefono, buon smartphone, anche buon per i social network, per le internet, per interagire con varie app. Naturalmente vari colori, vari accessori, abbiamo anche gli auricolari normali, anche il sistema Bluetooth per diciamo, l'auricolare senza filo. Che cosa possiamo dire altro? La risoluzione dei colori sono, come abbiamo detto noi, molto limpidi a nostro giudizio, anche più altri, per questo modello, non di alta gamma, ma questo modello è accessibile a tutti. Vediamo, abbiamo anche, vedi, abbiamo messo anche delle cose, e la memoria si dice che è molto poca, è quasi in finestra. Allora, che vogliamo dire? Che dovremmo metterci o una SIM, un SD più grande, più potente, oppure avere un computer, un cellulare più potente, ma con questo prezzo non è possibile. Adesso diamo questo, arrivederci al prossimo prodotto e vediamo anche altri prodotti nel futuro. Allora, tevoco.net, Patrizia Prebattista vi dà l'appuntamento al prossimo, diciamo, prossimo nostro recensione di vostri prodotti tecnologici. E ricordiamo sempre il nostro sito www.studiopr.sigratis.net. Ricordiamo sempre i nostri social network, Facebook, Twitter, Google Plus, e naturalmente YouTube, YouReport, dove potrete, se desiderate, visitare il nostro video, il nostro sito, per tutti i dettagli. Naturalmente il video con l'immagine e la mia voce, ma il sito per tutti i dettagli specifici. Alla prossima! Road tecnologico.